Buona visione da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Emozioni in Corso. Alle mie spalle le ragazze si stanno preparando per affrontare una grande serata, una serata di gala che si terrà al Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano per raccogliere dei fondi per la popolazione di Haiti e alla quale parteciperemo anche noi di Emozioni in Corso. Andiamo a vedere come si stanno svolgendo i preparativi, andiamo! Ciao, allora qui stiamo ricreando proprio l'atmosfera e l'ambientazione magica di un castello che... Di un castello, pensiero, diciamo. Mi vengono i brividi. Diciamo che questa passerella sarà per noi un castello questa sera. Come intendi far avanzare le ragazze? È tutto in fase di preparazione, poi piano piano... Quindi sappiamo soltanto che sfileranno una alla volta. Una alla volta, no, anche le coppie oppure due alla volta. Allora Maria Pia, cosa stai creando qui questa sera? Stiamo creando i percorsi della sala per studiare insieme alla nostra carissima Raffaella i movimenti che devono seguire. Quindi ricreare l'ambiente che poi ci sarà lì quella sera, le ragazze come si dovranno muovere per i tavoli. Certo, soprattutto gli spazi, perché il castello ha determinati spazi stabiliti e quindi noi ovviamente dobbiamo adeguarci a quelle, perché le sue bellezze sono proprio quelle. Certo, certo. Ordinary mind is broken. You did it and you don't even know. You're leaving me with words unspoken. You better get back, 'cause I'm ready for love and this. Allora, Maria Pia, dobbiamo illustrare a questi ragazzi come si dovranno muovere quella sera. Ma loro non c'è bisogno di illustrarci niente, perché loro saranno i principi della serata. Ma sapete che tra poco proverete il percorso di sabato sera? Sì, infatti stiamo provando ad ascoltare, però voi ci distraete. Ma io voglio sapere, ma siete un pochino emozionate? Io sì. Da morire si dice qui. Dicci, da Sofia. Morire. Agitatissima. Lei è? Io sono Arianna. Come pensi che sarà quella serata? Bellissima, proprio da principessa. Ma ci vuoi far vedere in anteprima il tuo abito? Roma, Roma, ma gaga. Qui vediamo un incrocio di ragazze. Attenzione, Raffaella. Allora, queste ragazze come le stiamo facendo sfilare? Un incrocio? Un incrocio. Le ragazze sembrano già preparatissime, hanno capito tutto, chissà, ora aspettiamo di vederle al Gran Galà. Com'è sfilare con una donna accanto? Bello. Preferisci rispetto a sfilare da solo oppure
preferisci condurre? No, no, preferisco con la dama. Lasciamo il nostro gruppo di emozioni in corso provare per la grande serata di gala. Noi ci vediamo presto. Ciao! Ci troviamo all'interno del salone di bellezza di Marco e Monica, che stanno rendendo le nostre ragazze ancora più belle per il gran gala di questa sera. Andiamo a vedere! Allora Marco, stai rendendo la nostra Anna ancora più bella per questa serata. Dici, che tipo di acconciatura hai fatto? Per queste ragazze stiamo cercando di rendere ancora un po' più particolari, perché indosseranno dei vestiti nascosti questa serata. Di conseguenza andiamo tutte sul raccolto e non sciolte. Adesso ci trasferiamo nel reparto trucco. Allora, ecco la nostra Monica. Ciao Monica! Buongiorno a tutti, al programma di emozioni in corso. Che tipo di trucco farai per questa sera? Allora, faremo un trucco comunque da sposa, più adatto per la sposa perché sfileranno degli abiti, quindi dei toni naturali. Sei emozionata per questa sera? Ancora no. In un articolo di Gente di qualche tempo fa sono citati i nostri Marco e Monica perché hanno avuto l'onore di pettinare e truccare delle modelle per la sfilata di Fürstenberg che si è tenuta a Roma. Proprio lui, Marco, vicino alla bellissima Michelle Hunziker, e la nostra Monica che ha curato il suo trucco. Saluto dal gruppo di Emozioni in Corso! Ciao! Ci troviamo all'interno del Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano e tra poco inizierà la serata di beneficenza per raccogliere fondi per le popolazioni devastate dal terremoto di Haiti. Signori, buonasera! Allora, cosa ci dite di questa serata? Anche voi prendete parte a questa serata così importante. Bellissima, straordinaria. Andrea merita veramente un elogio. È una cosa, una idea stupenda e noi con piacere partecipiamo. Lei fa parte della Croce Rossa Italiana, del volontariato? Sì, assolutamente sì. Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Frosinone. Ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Marini, persona squisita, gradevole. Mi ha informato dell'evento che stava organizzando, so dell'importanza e mi sono lasciato coinvolgere. Ci troviamo in compagnia del nostro Andrea Marini Sera, che è l'organizzatore di questa stupenda serata. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora, hai avuto tu l'onore di organizzare questa serata di beneficenza? Sì, sì, è stata una serata voluta fortemente da me a partire dal 12 di gennaio scorso, quando un gravissimo sisma ha sconvolto la popolazione di Haiti, un sisma che ahimè è stato seguito pochi mesi dopo da un secondo sisma, quello della Repubblica del Cile. Sì. Sembrava doveroso da parte nostra poter organizzare un evento tale da raccogliere fondi per questa popolazione gravemente colpita. Certo. La serata è ben riuscita, perché noi abbiamo avuto tantissime richieste di partecipazione a questo evento. Sono ben circa 200 persone che hanno aderito alla manifestazione. Abbiamo dovuto dire no a tante altre persone che nelle ore di questa sera si sono aggiunte e volevano aggiungersi all'evento. Comunque un evento veramente ben riuscito, grazie alla collaborazione degli sponsors, grazie alla collaborazione di Emozioni in Corso. Signora Silvia,
piacere. Lei ha l'onore di stare accanto ad un uomo così. Cosa si prova e cosa prova in questa serata? Questa serata particolarmente emozionante. È veramente bellissimo il risultato che abbiamo ottenuto con la presenza di tantissimi ospiti. È una cosa che ci vuole il cuore, soprattutto la causa è bellissima e non abbiamo saputo dir di no, ma non potevamo dir di no, e quindi con il gruppo di Emozioni in Corso abbiamo detto noi ci siamo. Quindi lascio la parola al direttore dell'ente di formazione Josep Paz, dottor Andrea Marini Sera. Signore e signori, buonasera e grazie per essere qui con noi questa sera. A nome dell'ente di formazione, ricerca e studi sulla pace, Josep Paz, Sergio e Maria Stella Sera, vi porgo il saluto di benvenuto nella nostra provincia ed in questo meraviglioso castello ducale. La vostra presenza stasera è di fondamentale importanza perché testimonia la fiducia nei confronti dell'ente che rappresento, la grande sensibilità verso iniziative benefiche e la ferma volontà di sostenere i progetti e le attività di emergenza e assistenza alle popolazioni della Repubblica di Haiti e della Repubblica del Cile, gravemente colpite da due terremoti catastrofici. La Josep Paz, dall'anno della sua costituzione, opera nel settore della formazione avanzata di personale specialistico civile e militare, nel settore dell'emergenza medica e psicologica, nel settore del peacebuilding e del peacekeeping. Una particolare sensibilità ed attenzione viene poi riservata in particolari circostanze, quali le situazioni di emergenza nazionale ed internazionale, dedicando tutte le nostre risorse ed energie, intervenendo sul campo a supporto delle istituzioni ed organizzazioni preposte all'assistenza dei più bisognosi. Vorrei invece approfittare di questa occasione per ringraziare tutti coloro, presenti e non, che mi hanno sostenuto, aiutato e incoraggiato in questa importante e utile gara di solidarietà. In particolare, ma non necessariamente in quest'ordine, ringrazio Luigi e Sara di Dolcemascolo al Corso, Maria Pia Davino di Nozze SRL e Carlo Gottaldi di Emozioni in Corso. Della Croce Rossa Italiana ringrazio il dottor Andrea Marini Sera. Vi ringraziamo di cuore perché in realtà questi fondi serviranno appunto per costruire una casa accoglienza per bambini. Considerate che il terremoto ha rotto tutte le maglie sociali, il tessuto sociale proprio di quest'isola meravigliosa, e quindi sicuramente l'emergenza durerà a lungo. Thank you.
ti è sembrata questa serata? Beh, bella, poi soprattutto dobbiamo pensare a chi in questo momento ha avuto veramente questi drammi, queste catastrofi, per cui noi siamo qui per questo motivo. Il primo brano che ho cantato, che è stato Memory da The Cats di Weber, che poi avevo cantato anche ultimamente a Porta su Rai 1, no? Da Vespa, e questo brano l'ho voluto cantare appositamente perché finisce con una frase secondo me bellissima che dice: look, a new day has begun, guarda, un nuovo giorno è appena iniziato, e in un nuovo giorno, e noi speriamo che insomma succeda qualcosa di positivo, per cui ci si può anche rialzare da qualsiasi situazione. Questa serata di beneficenza è ormai giunta al termine, cosa ci può dire? Che queste sono delle iniziative veramente meravigliose, perché non serve soltanto per noi, ma dobbiamo anche pensare, ecco, in questi momenti particolari a chi ha bisogno e chi purtroppo è succube di tragedie naturali. Beh, è stata una bella serata, soprattutto per lo scopo. Io sono contento e onorato di far parte, diciamo, di questo circuito. E mi ha fatto piacere partecipare a questo evento. Marco e Monica hanno passato l'intera giornata per preparare queste ragazze, per renderle ancora più belle. Sì. Il trucco, i capelli e l'abito completava il tutto, quindi è stata una serata stupenda, veramente meravigliosa. Questa serata è andata benissimo. La serata è quasi giunta al termine. Sì, purtroppo. Purtroppo. Però è stata una serata piacevolissima. Sì. È stata una serata unica nel suo genere e noi vogliamo ringraziarla per quello che ha fatto. Io ringrazio voi, ringrazio le ragazze di Atelier Nozze, ringrazio Emozioni in Corso, ma vi invito a contribuire ancora a favore della Croce Rossa Italiana e a favore di tutte le vittime del terremoto e di altre calamità naturali. Come potete notare alle mie spalle, questa sala è ormai vuota. Ed anche questa serata di beneficenza è giunta al termine. Io vorrei chiudere questa puntata di Emozioni in Corso con una frase che dice: quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se noi lo facessimo, l'oceano sicuramente avrebbe una goccia di meno. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao! Questo programma è stato offerto da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, La Rivista degli Sposi,